pentolino ho già messo 500 ml di latte intero, poi abbiamo 50 g di farina 00, 50 g di burro, un pizzico di sale e ovviamente, per dare un buon gusto alla besciamella, un po' di noce moscata. Prepariamo due pentolini. In questo io avevo già messo il latte e lo vado ad accendere a fuoco medio. In questo pentolino noi invece accendiamo sempre il fuoco, a fuoco basso, e mettiamo il burro. Quando si sarà sciolto andiamo anche a mettere la farina. Teniamo ovviamente a portata di mano una frusta affinché la farina non faccia dei grumi. Il burro è ora fuso, noi mettiamo la farina. Mi raccomando, con una frusta cerchiamo di evitare la formazione di grumi. Ecco, vedete? La frusta permette di tenere il composto abbastanza liscio e ovviamente duro, molto denso. Noi aspettiamo che il latte si scaldi ancora un po', ma non deve arrivare a ebollizione. Piano piano noi andiamo a inserire quindi il latte all'interno del burro e della farina e poi andiamo ad aggiustare di sale e andiamo a mettere anche la noce moscata. Teniamo il fuoco acceso sotto la farina e il burro e il latte ha raggiunto la sua temperatura, glielo andiamo a mettere piano piano dentro, avendo cura con la frusta di far amalgamare bene tutti quanti gli ingredienti. Noi andiamo a incorporare tutti quanti gli ingredienti. Ecco, vedete? Ha ricominciato a bollire e si sta addensando davvero molto bene. La teniamo per circa 30 secondi ancora e poi spegniamo il fuoco, l'andiamo a mettere all'interno di una ciotola e la facciamo intiepidire.